Sigla che partiamo, Michela Murza è buongiorno, qui con noi, c'è ecco, un sacco di gente. Abbiamo anche una sigla. Abbiamo anche una sigla. Si è voluto il salone, prima era tutto un po' più rough. Sì. Beh, è difficilissimo presentare Michela Murza, anche perché in questi giorni si è parlato moltissimo di lei. La conoscete tutti, ha scritto questo libro meraviglioso, tra l'altro dopo molti anni in cui non scriveva un romanzo, che è un libro che ha aperto prima ancora di uscire un gigantesco dibattito, perché questo libro in realtà parla della vita, di come siamo capaci di reagire alle avversità che ci travolgono, parla di cambiamento, parla della nostra relazione con gli altri. Insomma, è un libro speciale, scritto da una donna speciale. Finito con i complimenti, perché sennò andiamo avanti così. No, è tutto postumo, vi rendete conto, no? Che essere contemporaneamente viva e morta. Beh, vicino a Andrea Malaguti, che mi tratta come un monumento. Anche meno. Va bene, allora meno. Allora, per non trattare come un monumento, riportarti a terra, comincio dal tuo libro. Dove cominci tu con il tuo libro? E così ci racconti un po' la tua esperienza. E il tuo libro comincia con una frase piuttosto dura, che la leggo: lei ha una nuova formazione cellulare sul rene. Quando avviene questo episodio? Che significa? Questo episodio avviene a me all'inizio del 2022. Dopo un ricovero importante in terapia intensiva e una serie di interventi chirurgici per cercare di arginare, diciamo, l'emergenza. E per me quella frase non significa assolutamente niente. E il medico me la dice proprio per questo. Cioè, lui non usa il nome della malattia, non dice un carcinoma, non dice cose spaventose. Dice: lei è così creativa che improvvisamente le si è creato qualcosa di nuovo dentro, una colonia di cellule nuova. Certo, come tutte le colonie di cellule nuove, ha bisogno di energia e se l'è andata a prendere nei suoi polmoni. Noi le chiamiamo metastasi, dice lui, però lei può anche considerarli come dei pozzi in Iraq. E inizia a costruirmi questa specie di geopolitica del cancro, in cui, senza dire mai la parola cancro, mi fa capire che quello che mi sta succedendo non è un alieno che mi ha posseduto, non è una cosa che viene dall'esterno, ma è qualcosa che attiene alla mia complessità. Lui dice proprio questo. È un genio, ovviamente, il mio oncologo. Non penso di aver mai incontrato un medico prima che si esprimesse nei confronti della malattia in quel modo. E poi, cioè, lui ti dice: il tumore non è una cosa che hai, dice, è una cosa che sei. Non dice neanche il tumore. E tu quando è che traduci questa frase in "ho un tumore"? Beh, sono un tumore. Intanto in quella situazione io ero sotto morfina. Quindi qualunque cosa mi avessero detto mi sarebbe sembrata bella. Devo dire che gli oppiacei sono sottovalutati. Se non li avete mai presi, fate un tentativo, vi garantisco che il mondo migliora di molto. Però, a parte questo, legali, io li ho avuti dall'ospedale, quindi... Sei un po' come Romina Power. Sai che Albano pare abbia lasciato Romina Power, ci faccia troppo i canne, è uscito in questi giorni. Ma le canne, figurati, le canne sono come la birra. No, no, quella è una roba proprio... Seria. Le goccine, seria. E quindi quando me l'ha detto, lì per lì, ho capito che era una roba grossa, ma che era una roba che potevo gestire, perché essendo appunto una maniaca del controllo, una cosa che viene da fuori è un estraneo che non conosci e che ti spaventa, ma una cosa che viene da te, in qualche modo puoi farci un patto. E quello che lui mi ha detto è: la cura è un patto. Per lo stato in cui stai tu è un patto, diciamo, dove parti svantaggiata. Ecco, ma a che stadio è questo tumore? Ma vogliamo veramente fare l'anamnesi del cancro? Sì, vogliamo. Cioè, non lo so, cosa possiamo fare? Ma perché l'hai fatta tu? No, non l'ho fatta io l'ho raccontata. Io non ho detto che quella persona sono io. Cioè, vi sto dicendo adesso che ho preso spunto dalla mia esperienza, però tutte le persone che ricevono le diagnosi tutti i giorni vivono una situazione analoga, non sempre così, diciamo, mediata, a volte più brutale, a volte con meno possibilità di interpretazione. Cioè, quello che lui mi ha detto è: abbiamo un tempo, non sappiamo quanto è lungo questo tempo, abbiamo una cura nuova che stiamo sperimentando, abbiamo finito di sperimentare e stiamo usando come protocollo in tutta Italia da solo un mese e mezzo. Quindi non abbiamo uno storico, non sappiamo quanto questa cura ti fa durare. Però se tu ti fidi di me, intanto utilizziamo questo protocollo. Io che potevo dire? No, non mi fido. Io ho detto: mi metto nelle tue mani, fai quello che vuoi, fammi durare il più possibile. Tanto ho capito che a un certo punto si finisce. Dice: sto morendo. Tutti stiamo morendo. Chi è che non sta morendo di noi, voglio dire? Nessuno può sapere che
se esci di qua che ti mette sotto una macchina. Solo che è una consapevolezza che, appartenendo alla statistica piccola, noi non consideriamo. Io in quel momento ho dovuto assumerla come una costante di vita. Potevo disperarmi, ma non sono per indole così. E quindi ho detto, vediamo se possiamo utilizzare la conta di questo tempo per contare anche un po' di altre cose. Ed è andata così. Senti, tu hai trasformato, tra l'altro, questa esperienza in un libro magnifico, si chiama Tre Ciotole. Siamo qua a parlare di libri, naturalmente parliamo di libri, parliamo di te. Perché la scelta del nome Tre Ciotole? Cosa c'è dentro queste tre ciotole? Come sono legate alla tua vita? Che cosa significano? Era un titolo temporaneo. In realtà sul finale ne avevamo indicato un altro, però continuava a tornare. Tre ciotole sono il modo in cui una delle personaggi del libro riesce a ricominciare a mangiare. Perché è una donna che è stata lasciata e diciamo metabolizza questo abbandono con un rigetto costante, non riesce a tenere il cibo dentro, tutto quello che mangia lo vomita. E all'inizio pensa che dipenda dall'esperienza che sta vivendo, piano piano con un lavoro di autoanalisi capisce che invece ha a che fare con tutta l'educazione che ha ricevuto durante la vita, che in Italia noi non rispettiamo regole di alcun genere, tranne quelle a tavola. Cioè quelle a tavola sono severissime, ci sono cose che si mangiano a colazione e solo a colazione, cose che si mangiano solo a pranzo, cose che si mangiano solo a cena, poi le abbiamo mischiate, ma per i turisti la pizza non si mangiava a pranzo, solo a cena. A un certo punto hanno cominciato a uscire i cartelli fuori dai ristoranti, pizza anche a pranzo. Noi passavamo fuori e dicevamo, ma chi è il matto che mangia la pizza a pranzo? E uno ci pensa oggi, che siamo abituati a consumarla, ma all'inizio, negli anni 80, la pizza era la sera e basta. Allora, tutte queste regole fanno parte dell'educazione e della socializzazione. Il modo in cui i tuoi genitori ti mostrano le gerarchie sono a tavola, non ti puoi alzare finché non ha finito tuo padre, finché non puoi. Cioè, tutti noi abbiamo dei ricordi legati al cibo, alla socializzazione, alla famiglia. Questa donna ha un trauma, viene da una famiglia disfunzionale e attraverso i codici della tavola le è stato inculcato uno stile di violenza e di obbedienza che quella relazione saltata ha fatto a sua volta saltare. Quindi capisce che non vuole più mangiare nei piatti, non vuole mangiare con le forchette. A un certo punto si dice, come facciamo tutti i giorni a puntarci un forcone alla gola? Io non ci riesco. Quindi in realtà il suo rigetto non è verso quella situazione che sta vivendo, ma è verso tutta una vita di costrizioni. Riesce a mangiare di nuovo utilizzando tre ciotole, che riempie la mattina, le tiene lì e dice, a fine giornata devono essere finite, ma allora che dico io? Quando dico io? Con le bacchette, non con le forchette, e in qualche modo si libera delle costrizioni dandosi un altro codice. Questa cosa io l'ho fatta per un certo periodo, quando avevo lo stesso problema, ma il mio problema era legato alla malattia, non era legato a un abbandono. Riso, però, pollo, pesce, verdure. Sì, riso, pollo, pesce, verdure. Non sembrerebbe, dovrei essere una silfide, diciamo la verità, però non so per quale ragione questa cosa non ha funzionato sulla linea, ha funzionato su tutto il resto, per fortuna. Senti, tu che famiglia hai avuto da ragazza? Non risponderò mai a questa domanda perché neanche ho risposto 10 volte. Lo so, ma io voglio saperlo perché in realtà aiutava il racconto e la tua nuova famiglia. Vengo da una famiglia disfunzionale ed è per questo che mi sono costruita negli anni una famiglia polifunzionale. Ecco, adesso ne parliamo. Prima voglio stare un po' sui coreani, la tua grande passione. Perché questa passione per la Corea? Ah, esatto. Adesso è tutto il giorno che faccio così. Adesso nessuno sa cosa vuol dire questo segno, ma la verità è che non le si può dare la mano. C'è qualcuno che sa cosa vuol dire questo segno? È il cuoricino in coreano. Da noi vuol dire soldi, in Corea vuol dire cuore. Sono ognuno meno ha penali. I suoi valori, naturalmente. Certo. Noi coreani siamo molto diversi. Comunque, questo cuore in coreano che faccio è naturalmente... Non ti viene perché sei senza cuore. Naturalmente, è vero, però se mi sparano ho un vantaggio che non muoiono, se mi sparano al cuore. Ma a parte questo, perché la passione per i coreani? Per la Corea e per il coreano specificamente. Adesso non vi parto col pippone sui BTS, però... Che sono un gruppo, perché adesso tu pensi che tutti sappiano, capisci? Gesù Cristo mio, sono il gruppo più importante del mondo. Il più importante del mondo, certo. È così. I Beatles, i Rolling Stones e i BTS. Sì, no. Ma
stai facendo dell'ironia, è vero. Non so, ma infatti cioè, vedo che c'è condivisione della tua scelta musicale. È vero, googlateli, cioè hanno 10 anni di carriera, si sono divisi, sono diciamo stanno facendo il militare da un anno, stanno partendo, quindi per il momento la loro carriera è sospesa, però non voglio parlare di quello, voglio rispondere alla domanda nello specifico. A un certo punto incappo nel coreano, guardando una serie su Netflix. Il suono è meraviglioso, il coreano ha 21 suoni vocalici, chiunque vi abbia detto che l'italiano è una lingua melodiosa, perché ne ha 5, vi prego di ascoltare il coreano. Quello che accade è che ho una fascinazione senza senso, inizio a studiarlo. All'inizio non me lo spiego qual è il motivo, poi un giorno, parlando con Jhumpa Lahiri, che conoscerete tutti, una grande scrittrice, premio Pulitzer, naturalizzata italiana, perché a un certo punto della sua vita Jhumpa, di origini indiane, statunitense, sceglie l'Italia come terra d'elezione, ci passa 6 mesi l'anno, ci cresce i figli, impara l'italiano e possiede l'italiano con una competenza tale da scrivere in italiano bene come scrive in inglese, e in inglese scrive da premio Pulitzer. Quindi leggetevi i racconti di Jhumpa Lahiri se non l'avete mai fatto. Jhumpa mi spiega che tutti gli scrittori postcoloniali hanno una coazione a ripetere. Vengono da una terra che è stata linguisticamente, culturalmente e economicamente sottomessa. Quindi se hanno aspirazioni sanno di doversi muovere verso la terra dominante che ti ha depredato ma che ti offre le occasioni. Quindi sei dentro un cortocircuito anche etico, se vuoi, perché se vuoi emergere devi servirti dei canali che ti hanno dissanguato in origine e che hanno dissanguato il tuo territorio. E quello che succede è che se arrivi ad avere successo in questa maniera non appartieni più al punto di partenza che ti dice ci hai traditi, non appartieni ancora a quello di arrivo che ti dice però dimostraci che sei veramente dei nostri continuamente. E allora quelle persone lì tendono a cercare un terzo spazio che non ha nulla a che fare con questa dinamica, qualcosa dove nessuno ti deve niente e nessuno ti chiede niente. Jhumpa ha scelto l'Italia e mi ha indicato una serie di scrittori che hanno fatto scelte analoghe e mi ha detto tu stai scegliendo la Corea per questa ragione, cioè sappi che stai dentro questa dinamica qui, ti stai cercando un terzo spazio dove qualcuno usi parole che non sono mai state usate contro di te e tu non hai mai usato contro nessuno. A me mi si è aperto un mondo, ovviamente, perché dici all'inizio ci sono pazza perché sto studiando il coreano, una lingua che si parla solo in Corea. In realtà io amo il coreano perché mi permette di non dire cose che in italiano posso dire e soprattutto perché mi destabilizza completamente. Io ho fatto una lotta sulla lingua italiana e sulla sua genderizzazione. Il coreano non ha i generi, gli oggetti non hanno genere, le persone non hanno genere. Cioè già questo passaggio qui è un fantastico cortocircuito, non vuol dire che in Corea non ci sia la discriminazione, Significa che passa per altre strade che però non sono le mie, non le devo battere io, non devo aprirle, non devo bonificarle, non è la mia battaglia. Io di quella lingua posso prendere solo la bellezza se voglio, quindi la ragione è questa. Poi senti, da lì in poi le tue tre lingue, lo dici, sono il sardo, l'italiano e il coreano. Qual è il ruolo della Sardegna in questo libro? Perché è importante? In realtà è dominante, nel senso che tutto il libro è ambientato a Roma, è dichiarato, e direi anche in un quartiere che è Trastevere, che è quello che conosco meglio perché ci vivo, ma la Sardegna riappare più e più volte, soprattutto in un racconto problematico che ha a che fare con le servitù militari. Perdas de Vogu. Perdas de Vogu, esatto. È difficile parlarne perché è un racconto molto metaforizzato. C'è la pandemia, c'è un generale che si occupa di pandemia. Una donna di c'è servizio. Una donna di servizio. Una donna di servizio e un uomo di servizio, come si suol dire. E tutte e due hanno la stessa logica. Cioè stanno dentro un meccanismo tossico che però ritengono salvifico. Io ho deciso di abbandonare completamente il mio punto di vista, che è noto, sulla gestione militaresca delle emergenze civili
e assumere invece quello di una persona di servizio che ritiene che il taglio netto, l'azione chirurgica possa essere una soluzione quando le cose si fanno dure, cioè la scelta forte, come dire. Lo crede la donna di servizio, lo crede il colonnello di quel racconto, lo crede il generale di quella pandemia e lo crede chi gli ha affidato l'incarico anche. In quel momento io stavo vivendo il periodo più difficile anche della mia fase chirurgica iniziale e vedevo la differenza tra un oncologo e un chirurgo, cioè il lavoro degli oncologi è licenziare i chirurghi, essenzialmente, cioè riuscire a come dire, rendere il cancro come il diabete, cioè una cosa cronica che può essere curata coi farmaci e che non ti cambia troppo la vita. Il lavoro del chirurgo è tagliare, cioè troviamo una soluzione, portiamo via questo mostro dal tuo corpo. Diciamo che nella mia testa il generale che gestisce un'emergenza come la pandemia è l'equivalente del chirurgo che ti dice possiamo solo tagliare. Ecco, lì c'è un problema legato alla libertà, alla sicurezza. Tu hai fatto questa polemica indirettamente con Figliuolo perché tu dicesti allora che durante la pandemia che non ti piaceva l'idea che l'emergenza fosse gestita da un generale, tra l'altro in presenza di un governo. Ma perché a te piace l'idea che le emergenze civili siano gestite dalle militari? No, adesso ti faccio una domanda, perché io fui trattata in quel periodo come se avessi detto un'assurdità. Cioè, nelle emergenze civili, la politica, perché cosa gli eleggiamo i politici? Cioè, se il politico, quando il gioco si fa duro, dice oddio non so come fare, mi affido all'esercito, ma possiamo dire che è un meccanismo problematico di ragionamento che se non altro denuncia una deficienza della politica, appunto. Poi ha fatto un buon lavoro, l'esercito si occupa anche di logistica, ma non è un'industria di logistica, è un'industria che fa altre cose. E questa cosa noi ce la dobbiamo dire. Poi, se tu ti presenti magari in giacca e cravatta, emerge la tua competenza logistica, ma se ti presenti in divisa con tutte le mostrine, cioè con le cose con cui si va in guerra, intanto descrivi la pandemia come una guerra. Io non voglio che neanche il mio cancro sia descritto come una guerra, figuriamoci se vorrei che il paese venisse descritto come una trincea. L'angoscia che ci è venuta in lockdown derivava dalle parole con cui noi abbiamo chiamato l'esperienza che stavamo vivendo, il virus come un nemico. Ci saranno studi, tesi di laurea, ci saranno saggi che descriveranno come siamo stati tutti peggio in quel momento perché abbiamo accettato che ci mettessero in bocca e in testa le parole sbagliate per l'esperienza che stavamo vivendo. Stavamo attraversando un cambiamento che doveva lasciarci dei nuovi semi per capire cosa non dovevamo più fare, che cosa dovevamo cambiare. Invece l'idea era tornerà tutto come prima. Ma chi l'ha detto che prima era giusto, per esempio? Questa riflessione si innesca se tu accetti di cambiare il linguaggio. Se la vivi come una guerra, ti puoi solo difendere, ma alla fine hai fatto fatica due volte. Uno, perché c'era il virus, due, perché nella tua testa lo stavi combattendo come se fossi in trincea contro un esercito invisibile. Senti, tu hai sofferto, soffri ancora molto tutte le volte in cui prendi una posizione e immediatamente si scatena, questo definisce anche il peso della tua personalità, no? Si scatena immediatamente un dibattito gigantesco. Tu sei stata una calamita di haters. È una rissa. Tu sei stata una calamita di haters quasi ineguagliabile. Secondo te perché? Te lo sei mai chiesto? Cioè, tu non ti sei mai detta forse dovrei essere io a cambiare la modalità in cui dico le cose, forse sono. Cioè, come valuti quello che ti è successo? Perché poi a un certo punto sei anche ritirata dalla relazione con i social. No, dalla relazione con i giornali, non con i social. Per me è la stessa cosa, naturalmente. Non è la stessa cosa. Io i social continuo a usarli perché controllo la narrazione dall'inizio alla fine. È di voi che non mi fido. E fai bene. Certo, ma se dico ho un figlio con un'altra donna e condividiamo la maternità e il giorno dopo il titolo è Michela Murgia e la compagna, cioè, capisci che c'è un problema, cioè siamo due madri, non siamo compagne io e Claudia, siamo compagne nell'essere madri, ma ogni volta stai di puntualizzare. Stai anticipando temi, adesso ci arriviamo. Allora, la cosa che mi sconcerta è, all'inizio mi sono detta, ma è un problema mio di come comunico, evidentemente sono troppo conflittuale, troppo netta, polarizzante si dice adesso, una volta si diceva rompicoglioni, ma la questione è, non è così. È che il livello del dibattito in questo paese è talmente basso che tutte le posizioni differenti vengono considerate
conflitto però spiacevole, cioè io mi sento dire, faccio un'affermazione su qualcosa in cui prendo una posizione, Michela Murgia attacca un Doberman, scontro tra poi tra le donne in modo particolare, se dico qualcosa per contrastare un'altra donna è subito la zuffa tra le gatte, il catfighting, no? Se due uomini discutono tra loro è un podcast, se discutono due donne è un catfighting, e quindi c'è anche proprio un problema, dalle donne ci si aspetta meno conflitto in generale su qualsiasi tema e che prendano posizioni il più possibile delicate. Sì, vabbè, però stiamo dicendo la stessa cosa, ma con toni di... Non stiamo dicendo la stessa cosa, stiamo dicendo due cose diverse e io difendo la mia posizione. Il fatto che tu non sia in grado di sviluppare un contenuto di senso da un conflitto denuncia la tua incapacità dialettica, non la mia posizione eccessiva. Cioè io ho il diritto di esprimere una posizione netta. Se tu non la reggi e pensi subito, oddio, questa mi sta attaccando, ragazzi, ci sono gli analisti, si va in analisi per cose così. Impara che il conflitto fa parte del vivere insieme. In democrazia, in particolare, è... Cioè la democrazia si fonda sul conflitto. Noi andiamo a votare perché lei possa votare A, lui possa votare B, lei possa votare C. Noi quando entriamo nelle cabine elettorali entriamo per conflitto. Il conflitto è l'essenza della democrazia. Se tu non puoi esprimerti conflittualmente, significa che non vivi in una democrazia. Io sono convinta che la nostra democrazia sia fragile a partire dal fatto che non siamo in grado di reggere il minimo contrasto. Se io e te oggi dovessimo litigare adesso... No, perché tu hai una sudditanza psicologica nei miei confronti. Feroce, feroce. Come cosa quasi bisogna tutti. Fare con questi uomini maschi, sessantenni, etero, cis, che hanno sudditanza delle donne? Niente, non c'è più niente da fare, sperare niente. Nelle nuove generazioni, temo. Ma come diceva Troisi, sono responsabile di quello che dico, non di quello che tu capisci, no? E a proposito di capire, ma che cos'è una famiglia queer? Perché tu lo dici come se chiunque fosse a conoscenza. Ci sono degli impliciti che non appartengono a tutti. Che è una famiglia queer? Una famiglia queer... e non l'ho inventata io, è una famiglia dove i ruoli non sono definiti, ci sono le responsabilità, ma sono fluide, variabili, interscambiabili, e cioè non si passa per i codici del diritto riconosciuto. Voi direte, ma questa cosa è troppo avanti. No, in Italia è troppo avanti perché noi siamo molto indietro, ma in Germania è dal 2020 praticamente che si discute. I DPCM in Germania durante il lockdown non usavano la parola congiunti, cioè Angela Merkel diceva, indicate quattro persone che volete frequentare, voi durante il lockdown potete vedere queste quattro persone, cugini, padri, madri, nipoti, fratelli, non gliene importava niente al governo, lo dici tu chi vuoi vedere. Questa è già una cosa avanti per noi? Il fatto che non compaia la parola congiunti, che ha a che fare col sangue? C'è poi una proposta di legge molto importante che nel febbraio del 2022 è stata presentata da una coalizione socialdemocratica di Verdi, una coalizione di sinistra, quelle cose che insomma da noi è sempre un po' difficile vedere ancora. In casi come questi ti propongono una comunità di corresponsabilità dove più persone che non sono legate sentimentalmente in coppia tra loro decidono di prendersi carico della responsabilità gli uni degli altri e si presentano in quattro, in cinque e dicono noi vogliamo vivere insieme o comunque assumerci la responsabilità l'uno dell'altra con modalità che prevedano discorsi patrimoniali, che prevedano discorsi sanitari, che prevedano diritti civili, che prevedano... Perché questo non è possibile? Noi siamo ancora fermi alla modalità coppia, che sia eterosessuale, che sia gay, ma la verità è che per come siamo organizzati nella vita, ciascuno di noi ha in testa già una comunità queer, se potessimo sceglierci i parenti. Che non vuol dire eliminare quelli che ci sono, vuol dire... che nella vita tu stabilisci delle relazioni che possono essere più profonde di quelle del sangue e se a un certo punto ti trovi in una situazione di fragilità come mi sono trovata io e le persone che si prendono la responsabilità di quella fragilità non sono tuoi parenti, perché a un certo punto tu non devi poter dire questa persona può decidere di me, questa persona può ereditare da me?
questa persona può parlare col medico, può entrare in ospedale, può avere a che fare con col governo, con le figure legali. Io in questo momento mi sto sposando con una di queste persone, non solo perché lo amo e mi ama, ci amavamo anche prima, non abbiamo mai sentito il bisogno di sposarci. La questione è un'altra, lo Stato a un certo punto vorrà che qualcuno prenda delle decisioni e se io perdo coscienza e non posso più decidere, nessuna delle persone che mi stanno intorno potrà decidere per me, perché non mi sono congiunti. Subentreranno mia madre, mio fratello, mia madre c'ha quasi 80 anni, sta in Sardegna, non può, non cammina neanche. Cioè, perché non è possibile riconoscere una famiglia queer per responsabilità e anziché per ruolo? Siamo tutti preoccupati di dire la mamma, il papà, ok, la fedeltà. Non mi interessa la fedeltà, mi interessa l'affidabilità. Cioè, fedeli sono i cani e i carabinieri, io sono affidabile. Vorrei che questa cosa entrasse in un discorso che ha a che fare col diritto, non col fatto che Michela Murgia vive una vita strana. Cioè, quando parlo di queer family non dico guardate che meraviglia, ho creato un Mirko Cervo. No, fa parte della vita di tutti questo. Non fa parte della vita di tutti l'idea che possa diventare una possibilità legale, un modo per essere al sicuro nella legge, così come si è al sicuro negli affetti. Mi pare che sia una... C'è un applauso, lo dico per chi ci guarda e forse non lo sente. La queer family. La queer family, però non so, temo che questo sia, come dire, perché questa tua posizione è naturalmente condivisa anche dal governo, no? Certo, l'ho espressa per quello, perché so di essere capita. Perché sai di essere capita. Adesso poi sul governo... abbiamo a che fare con un governo che porta via i figli alle madri. Figuriamoci se possiamo parlare. Cosa vuol dire di un queer governo family? Che porta via i figli alle madri? Non si può dire? No, si può dire se si spiega, perché così sembra che entrino in casa la notte, sai, come gli argentini nel 78, sai, i generali. Se fino a ieri io e mia moglie avevamo una bambina insieme e il giorno dopo invece si fa un atto di legge in cui si dice che solo io che ho dato l'ovulo o solo io che l'ho portata posso chiamarla figlia, l'altra no, è un'estranea, come lo vuoi chiamare se non un governo che porta via i figli alle madri? Direi che qui godi della maggioranza dei consensi, credo che nel paese ce ne siano molto meno. È la meraviglia che il dibattito è aperto la scorsa settimana. Che fanno? Con mi la denunciano? Stampa. Mi portano in tribunale per avergli dato dei ladri di bambini? Temo di sì, può succedere anche questo. Può succedere anche questo. Ma io c'ho il cancro. Esatto. Ma senti, perché non hai paura? Cioè, mai? Cioè, voglio dire, ti svegli la notte a un certo punto all'improvviso, stamattina pensi, ma perché proprio a me? È una roba che chiunque, come dire, sentirebbe, tu no. Ma perché non a me? Cioè, perché sono così speciale? Cioè, si ammalano tutti, si ammala chiunque, perché non mi devo ammalare io? No, va bene, d'accordo, in genere. Quando capita, uno dice, la domanda è retorica, perché proprio a me? È in realtà l'espressione di un disagio profondo rispetto a una cosa che non si vorrebbe, molto banalmente, no? Ma ho avuto molte fortune nella vita e non mi sono chiesta perché proprio a me. Cioè, ho preso il buono, prendo anche questo che per me è buono, non è cattivo. Nel senso che a un certo punto ho detto al mio medico, dove ho sbagliato? Cioè, quando è cominciata questa cosa? Come ho fatto ad arrivare al quarto stadio senza accorgermene? Al netto che durante la pandemia nessuno faceva gli screening. E lui mi ha detto, stai serena, è cominciato nell'infanzia. Cioè, il tuo tumore comincia nell'infanzia. Noi sviluppiamo continuamente fenomeni di questo tipo e il sistema immunitario li tiene a bada. Può addirittura vincerli subito, ma se non lo fa sparire, diciamo, ci fa un patto di non belligeranza che può durare anche 20 anni. E in quei 20 anni tu vivi come se non avessi nulla, in realtà ce l'hai già. E poi a un certo punto, per qualche altra ragione, il tuo sistema immunitario fa saltare i suoi sigilli e quello che aveva dormito per 20 anni si sveglia e corre. Quindi quando lui mi ha detto ce l'hai dall'infanzia, io ho avuto una serenità, ho detto va bene, questo è con me da sempre e non è una cosa che mi vincerà, perché quando muoio io muore con me. Quindi non è, sai, tu muori e lui vince, è sconfitta dal cancro. No, quando muoio il cancro muore con me, stiamo facendo un pezzo di strada insieme io e questa malattia. E invece il dolore ti fa paura? Moltissimo, è per quello che prendo l'opioide. Ah, certo. Senti, torno un attimo al libro. C'è questo racconto di questi tre ragazzini che ammazzano un topo. Perché?
Il topo è il simbolo di una creatura inferiore che non si può difendere, su cui tu puoi scegliere cosa fare. Cioè puoi ucciderlo perché puoi ucciderlo, puoi decidere di non ucciderlo perché puoi decidere anche quello, ma questi tre ragazzini decidono che invece il topo muore. Non so se vi ricordate, in Schindler's List c'è un dialogo terribile, bellissimo, tra Schindler e il comandante del campo, che non mi ricordo il nome in questo momento, che ha l'abitudine, è un pazzo che spara agli ebrei nel campo, fa proprio il tiro a segno, cioè non c'è una logica, per lui non sono persone. E Oskar Schindler non può affrontare questa situazione di petto dicendo sei un pazzo assassino. Gli dice: tu devi ragionare come gli imperatori romani, cioè il vero potere non è ammazzarli è facile, questi se lo meritano, sono dei vermi, è logico, no? Il vero potere è decidere di graziarli, il famoso gesto degli imperatori che decidono, e gli trasferisce un'idea di potere, che è quello del potere che non fa, non del potere che fa, che potendo fare non fa, che il capo del campo fa proprio per un po', poi prevale ovviamente il lupo e ricomincia a sparare. In quel momento i ragazzi sono come quello del campo, cioè davanti al topo possono decidere che il topo può vivere, e invece decidono che muore, senza nessuna ragione. L'allenatrice di pallamano che assiste a questa cosa rivede una sua violenza in questo e capisce: io sono il topo, quello che mi è successo è questa cosa qua. Cioè queste persone stanno facendo del male a questo topo semplicemente perché possono farlo. Non c'è una ragione nel anche male. La sepoltura del topo è un problema, giusto? Sì, perché devi assumere anche tu un atteggiamento violento alla fine. Non c'è grazia per nessuno in quel racconto. Credo sia il più duro di tutto il libro. Senti, a proposito di Sardegna, perché ti piaceva Francesco Cossiga? Non mi piaceva Francesco Cossiga. Però lo chiami per nome, insomma, è uno dei pochi personaggi che definisci... E in questa Non mi piaceva affatto Francesco Cossiga, però il personaggio di quel racconto piace perché è uno sfrontato, perché è uno che parla da una posizione in cui nessuno può fargli niente e quindi sembra franco. È una persona che parla francamente anche quando rischia qualcosa. Cossiga non ha mai rischiato niente. Senti, Mattarella ti piace? Facciamo il toto maschi vecchi? Maschi vecchi. Parla, dopo, per dopo me sopra i 30 anni è solo facciamo, amicizia, dopo, devo dire la verità. Dopo facciamo donne giovani. Parliamo di Meloni e Schlein un attimo. Quindi, ma Mattarella però ti sei ritratta, non hai risposto. È il presidente, una parola devi dire. No. Non la devi dire. Meloni, invece, una parola vuoi dire? Perché, dico, perché in questa famosa intervista... Voi capite perché non mi fido dei giornalisti? Qualunque cosa dirò adesso sarà il titolo di domani sulla stampa. Ma io di quello ho bisogno. tra parentesi, ma in realtà cito cose che tu hai anche già detto. Ma infatti non le avessi dette, è un segreto. No, ma la cosa orribile che l'hai detta al Corriere della Sera, spiace dirlo, ma insomma, vabbè. Comunque, ma tu vuoi mettere la soddisfazione di dire che questo governo è fascista dalla cornice del giornale che sta sostenendo questo governo? Oh, attenzione. No, lo dico perché c'è una collega del Corriere della Sera che ti sta guardando malissimo. No, tra l'altro no, Luciano Fontana è un grandissimo giornalista. Diciamo che il Corriere della Sera è più friendly di altri giornali nei confronti di questo è governo. Così, cioè, noi un filo meno, diciamo. Però, insomma. Un conto è se non siano friendly nella redazione. Io considero le persone per le loro posizioni. Sì, no, Aldo la Cazzullo, linea del giornale è sicuramente... Intervistatore, tant'è vero che durante l'intervista Aldo Cazzullo ha detto: io non penso che questo governo sia fascista. Ok. E tu lo pensi? Io lo penso. Cioè? Lo penso dalle scelte. Lo penso proprio dalle decisioni che sta prendendo. Quando si sono candidati, le hanno tutte dichiarate in campagna elettorale. E parlavo con gli amici e le amiche e dicevano: no, ma vedrai che anche se li eleggono, questa è tutta, cioè è propaganda. Quando poi si va a governare, le scelte inevitabilmente andranno in un'altra direzione. Dove stanno andando le scelte? In quella direzione, cioè controllo dei corpi, controllo della libertà personale, discriminazione delle comunità già discriminate che stavano riuscendo a ottenere dei diritti, una certa impostazione ideologica che inevitabilmente ripercorre cose che abbiamo già visto. Cioè, ma voi vi aspettate che il fascismo vi bussi a casa con il fez e la camicia nera e vi dica: salve, sono il fascismo, questo è l'olio di ricino? Non accadrà così. Noi ci aspettiamo questo perché
abbiamo visto i fascismi nascere tendenzialmente da situazioni, diciamo, di organizzazione di governo non democratiche, o regni oppure dittature già precedenti. Non abbiamo mai visto sorgere un fascismo da una democrazia. Crediamo che la democrazia ci protegga proprio perché è democratica. Il passaggio che già i sociologi chiamano democratura è l'autoritarismo che passa dentro i codici della democrazia e conduce agli stessi risultati di controllo, di negazione delle libertà personali, di riorganizzazione del sistema sociale, che otterrebbe il fascismo con la violenza o con altri modi, lo ottiene con gli strumenti democratici. Quello che ci fotte nella democrazia è che consente tutti i conflitti, persino quello che mette in discussione il sistema democratico. Lo so, però adesso tra l'altro difendere questo governo mi resta un po' difficile, ma insomma, voglio dire, il 25 settembre non c'è stato un colpo di Stato, c'è stata un'elezione, come tanti sono in questo paese, e Fratelli d'Italia ha preso più di 7 milioni di voti, il centrodestra in questo paese ha così occhi e croce il 46-47% dei consensi, e da allora ad oggi, nonostante tutto quello che tu dici, non è che la sensibilità del paese secondo i sondaggi sia molto cambiata. Quindi sono gli italiani che non capiscono, oppure c'è un eccesso di... No. Non dirò mai che sono gli italiani che non capiscono. Certamente questo è un paese che non ha fatto i conti col fascismo, né dal punto di vista della formazione, né dal punto di vista storico. Cioè, noi non abbiamo attraversato una celebrazione simbolica del superamento del fascismo. La Germania ha avuto il processo di Norimberga, che ha preso delle responsabilità individuali e le ha trasformate in responsabilità collettive. Cioè, la Germania ha fatto i conti col suo nazismo, non solo coi nazisti. Noi abbiamo avuto Piazzale Loreto, che purtroppo è il modo peggiore per cominciare una democrazia, perché tu prendi delle persone, le impicchi, le martirizzi e non fai un processo, quindi il primo atto democratico doveva essere quello, trasformi in colpe individuali quelle che erano responsabilità collettive. Dal giorno dopo tutti partigiani. Non c'è stata una presa di coscienza, non c'è stato è mancato quel processo che in analisi o che nelle persone mature che non si rivolgono a un analista sono in grado di fare, quel processo che ti dice io che parte ho avuto. Questo paese non l'ha fatta questa cosa, per cui anzi, avendo trasformato in colpe individuali, nessuno la voleva quella colpa, quindi anche chi aveva dei percorsi, io vi consiglio di leggere Accanto alla tigre di Pavolini, nipote del Pavolini, che scopre di essere nipote del gerarca nazista solamente quando è adolescente, perché in casa non hanno il coraggio di dirglielo. Cioè, c'è tutto un rimosso, altro che il topo nascosto su cui salti sopra. Il grande topo nascosto di questa nazione è il fascismo. Quindi quando noi lo rivediamo non siamo in grado di riconoscerne i prodromi, neanche nei suoi segni più evidenti, perché lo abbiamo rimosso. I nostri nonni non ce l'hanno detto se erano fascisti, se ce l'hanno detto dicendo tutti erano fascisti. Io mi ricordo quando Pennacchi era ancora vivo e presentava Canale Mussolini, la frase con cui iniziava le presentazioni era quando i nonni mia erano fascisti, pure i nonni vostri erano fascisti. E un giorno Gad Lerner, stavamo facendo il tour del Campiello, gli disse no, scusa, miei no, non erano fascisti. E Laura Pariani disse i miei erano al confino, neanche i miei erano fascisti. Cioè, noi ci siamo raccontati che il fascismo sia stato a un certo punto come una pandemia, un virus che ha preso tutti, non era colpa di nessuno. E non è proprio così, quel pezzo ci manca. Ecco perché oggi abbiamo un governo fascista e pensiamo che dargli dei fascisti sia un problema legale. Non è un problema legale, è la parola giusta. Ma non ci sono più i codici per riconoscere il collegamento tra la parola e i comportamenti. Gli intellettuali servono a questo, fanno questo collegamento. Non molti in questo paese lo fanno, ma quelli che lo fanno, santi Dio, cioè, allora, lasciateli parlare. Poi portateli anche in tribunale, li stanno portando in tribunale, no, Roberto, vabbè, va in tribunale. Adesso questo è un dibattito naturalmente intellettuale, tra l'altro io penso che manchi una dimensione in quello che
ci siamo raccontati che sono gli anni 70, nel senso che io penso che il terrorismo abbia condizionato questo governo molto di più del fascismo, e questo aprirebbe un dibattito larghissimo che facciamo, nel senso che la classe dirigente di oggi apparteneva in realtà a tutti quei gruppi extraparlamentari violenti che negli anni 70 in realtà avevano costruito in questo paese un clima francamente inaccettabile. Molti di loro oggi fanno parte della nomenclatura di governo. Uno di loro, per esempio, adesso dico, visto che siamo qua al Salone del Libro, e siccome lo dico perché so che stanno per toglierci il collegamento dal sito, quindi forse in realtà possiamo intanto salutare loro. Già, li salutiamo. Ci stanno chiedendo di andare via, ti devo chiedere le ultime due cose. Sono qui da 40 minuti ed è l'ora della medicina. Ma non ce ne siamo cancrismo, vabbè, senza limitismo. Questo però, così, eccetera. Pensiero unico, ieri è venuto qua la Russa, è venuto con San Giuliano, è come se questa classe dirigente avesse bisogno di ridefinire quelli che sono i nostri impliciti e addirittura la gerarchia dei valori. E poi tipo puoi andare, su questa domanda semplice, banale. Sì, perché lì c'è l'ufficio stampa, sì. Ma qui invece c'è quello che ti mena. E infatti, no, ma con me è facile, ne bastava uno anche più piccolo, guarda. Il ministro San Giuliano ha appena perso una causa contro Roberto Saviano, perché Roberto Saviano lo ha accusato in un editoriale di essere un galoppino. Uso le stesse parole che ha usato Roberto, se vuoi mi può ridenunciare così magari riperde. Un galoppino di Cosentino, e quindi dell'uomo che era il referente dei casalesi al governo. Ha perso la causa il ministro perché il giudice ha scritto nella sentenza che non si può dire che questo è falso. Di che cosa stiamo parlando? Tu mi stai veramente chiedendo di discettare di pensiero unico? Io ti sto dicendo che abbiamo una questione etica. Prima del pensiero c'è l'etica del pensiero. Allora, cominciamo col non avere ministri che hanno padrini, che hanno collegamenti con la malavita al governo, e poi parliamo di pensiero. Magnifico, Michela Murgia, grazie a tutti voi per essere stati qui. Grazie.